Ciao a tutti, mi ritrovo di nuovo qua intorno a mezzanotte per farvi una pillolina di un film particolarmente caro a me. Ho deciso di fare una sorta di collana di piccole video dirette notturne quando riesco, quando non mi sto addormentando. E visto che questa sera c'è stato di nuovo l'ennesimo giro di vite, tutti a casa e chiude questo e chiude quello, mi è sembrato doveroso alleggerire un po' la situazione con un film che è uno tra i più leggeri della mia cineteca, cioè Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman. E ho pensato, Max von Sydow è morto da qualche giorno, riposi in pace. L'argomento, la peste del 1300, direi che ci sta molto con il contagio del virus attuale, ed è veramente un film che può essere sicuramente consigliabile vedere in questi giorni. Tra l'altro lo trovate anche su YouTube gratuitamente. Un'ora e mezza di puro distillato di angoscia esistenziale medievale. È uno dei film più famosi di Bergman, e il film tra l'altro che ha lanciato proprio Max von Sydow come attore, che io amo molto anche per altri ruoli molto più trash, come l'imperatore Ming di Flash Gordon o non so, anche il cattivissimo che non mi ricordo come si chiama dei Tre giorni del Condor, e naturalmente il padre Merrin dell'Esorcista, che è forse il ruolo per cui è più conosciuto dal grande pubblico. Comunque, Max von Sydow è stato lanciato proprio da questo film che racconta, penso lo sappiate tutti, la storia di un cavaliere delle crociate che ritorna dalle crociate nella sua terra dove imperversa la peste nera e stanno morendo tutti, e la morte viene a prenderlo. Ma lui, per ingannare la morte, gioca una partita a scacchi e riesce in questo modo a fare qualcosa di significativo della sua vita, nella fattispecie salvare una simpatica famigliola di attori girovaghi che crea anche qualche momento di leggerezza nel film, che peraltro è un po' forse pesante, ma molto importante secondo me da vedere, anche solo per la cinematografia. Ad esempio Bergman ha tratto questo film da una sua breve opera teatrale che a sua volta era ispirata praticamente a un affresco che aveva visto in una chiesa svedese, appunto di un cavaliere che giocava a scacchi con la morte, e da lì ha preso piede questa storia. Dicevamo, il cavaliere Antonius con il suo scudiero, uno scudiero diciamo che è quasi una spalla comica, anche se non è in realtà per niente comico il suo materialismo nichilista, la sua costante affermazione, diciamo, dell'assenza di Dio, che è il tema centrale del film, diciamo, la ricerca della fede, una fede che probabilmente non ci può essere. Ah, salutiamo chi ci sta guardando, saluta. Saluta. Ok, niente, dicevo, il tema centrale del film è appunto la ricerca di un significato dell'esistenza, che è sicuramente un tema che forse anche oggi tutti quanti potremmo porci, assieme con Antonius, il personaggio di Max von Sydow. E il cavaliere si interroga costantemente sull'assenza o la presenza di Dio, mentre il suo scudiero lo nega completamente. Diciamo, queste sono le due tesi del film. Quella che è un po' la sintesi è la famiglia, appunto, di attori che Antonius riesce a salvare dalla stretta della morte, e che praticamente rappresenta un po' l'amore come soluzione, diciamo, a tutto, ecco. Vi faccio vedere il trailer, ma vi faccio vedere quello della versione restaurata che dura pochissimo, perché ab abbiamo visto già anche l'altra volta che i trailer dei film degli anni 50, e il Settimo Sigillo è del 57, hanno, diciamo, una certa tendenza a durare anche 4 o 5 minuti ed essere un attimino alienanti per il pubblico di oggi, che è abituato a vedere dei trailer molto bombastici, diciamo. Ecco che vi faccio vedere. Questa è la morte. Tutti si ricordano praticamente
la faccia di questa morte di Bergman, ecco scusate, c'è il riflesso, che è una delle visioni più iconiche della storia del cinema mondiale. E il film comincia con il Dies Irae, con la recitazione dell'Apocalisse, ecco, c'è questa figura di donna inquietante che non parla mai per tutto il film e dice un'unica battuta, l'ora è venuta. Ecco, vedete come i trailer di oggi invece durano veramente un cazzo, comunque. E niente, perché dobbiamo guardare Il Settimo Sigillo? Beh, innanzitutto perché è un peccato non averlo mai visto, è sicuramente un film fondamentale della storia del cinema, almeno per me, è uno dei miei film preferiti. L'ho visto curiosamente quando ero molto piccolo e non è certamente un film che possa interessare i bambini, comunque diciamo che ha segnato molto il mio senso religioso fin da piccolo, con questa diciamo disperata certezza della non esistenza di Dio e comunque della ricerca, se vogliamo, di un senso nella vita. Qua non so cos'è che riparte. E salutiamo altri che ci stanno guardando. E praticamente c'è un tablet dove praticamente Il Settimo Sigillo sta andando avanti da solo. Come vi ho detto, sta su YouTube, potete vederlo tranquillamente su YouTube anche adesso. Lanciate la ricerca Il Settimo Sigillo, si trova in italiano, che questo può essere fondamentale, perché è vero che è bello guardare i film in lingua originale finché sono in inglese o francese, quando cominciano a essere in svedese forse o c'è i sottotitoli o è meglio vederli doppiati. Cos'altro posso dire? È molto importante secondo me anche il tipo di contrasto di bianco e nero che Bergman usa in questo film. Il cavaliere fa una partita a scacchi con la morte, tutte le scene in cui c'è la partita a scacchi sono bellissime, perché appunto c'è il mare svedese, la morte vestita di nero con il viso completamente bianco, Max von Sydow che è bellissimo in questo film, è il classico svedesone che è biondo con gli occhi azzurri, e la scacchiera con i pezzi bianchi e neri che proprio risalta tantissimo nel film, visivamente affascinante. E poi soprattutto secondo me una roba che noterete tutti se non avete mai visto il film e lo vedete per la prima volta, e ha un'iconografia che è veramente alla base di tantissime cose. Per esempio molti film di Woody Allen, in particolare Amore e Guerra di Woody Allen, ha una citazione diretta del Settimo Sigillo di Bergman, la danza finale della morte con tutti i personaggi del film contro luce sulla collina, ha ispirato anche i Monty Python, ci sono un sacco di parodie ovviamente del Settimo Sigillo, parodie che non si possono capire se non si è visto il film originale. Anche Dylan Dog, almeno Tiziano Sclavi, quando scriveva Dylan Dog, c'è cioè il numero 66, mi sembra, Partita con la morte, e qui rivelo anche la mia nerditudine in quanto fan di Dylan Dog, il numero 66 è totalmente un rimaneggiamento del Settimo Sigillo di Bergman. E quindi niente, vi volevo raccontare un pochettino questo film, che tra le altre cose non è neanche il mio preferito film di Bergman, ce ne sono altri che potrei consigliare, per esempio Persona, molto più nelle mie corde, però Il Settimo Sigillo è sicuramente il film più iconico, quello che a tutti viene in mente quando si parla di Bergman, ed è sicuramente appunto un film che non dovrebbe mancare nella cultura visiva di tutti. Detto ciò, non vorrei dilungarmi troppo, anche perché poi a un certo punto non so neanche più cosa dire. Mi fa piacere stare qui con voi a parlare di film, anche perché per me è un modo come un altro di combattere un po' questa, non dico ansia, però questo scazzo da coronavirus fondamentalmente. Se non ci diciamo qualche cosa tra di noi, delle cose che ci piacciono, non lo so, mi sembra che quasi sprechiamo le serate. Allora niente, vi saluto, è entrato anche Mario Vercellotti, è una figata sta cosa perché vedo tutti quelli che entrano, non avevo mai provato a fare le live su Facebook, scusate se sono prolisso, comunque spero di poterne fare, sì lo scazzo virus infatti, spero di poterne fare altre quando mi capita insomma di riuscire, e vi proporrò altri film, magari anche un po' più leggeri di questo, prossima volta una commedia, ok?
sempre film classici comunque. Ciao a tutti, grazie.